Vorrei parlarvi di come conquistare una donna, puntata numero 4. Niente, adesso parliamo della fase più importante, che vedo molti ragazzi che mi parlano, ma io non riesco, ma io ho fretta, ma vado di fretta, dei preliminari. E anche molti ragazzi si lamentano di tutto ciò. Ragazzi, i preliminari sono una cosa fondamentale, ripeto, fondamentale. Vi faccio un esempio, anche un po' banale, forse un po' stupido, è semplicissimo. Immaginate una donna come, vi ricordate quelle vecchie, non le macchine adesso diesel che accendiamo su, questo è un esempio sbagliato perché non dobbiamo farlo mai. Immaginate le ragazze, le donne come le macchine di una volta, quelle che bisognava accenderle, tenerle un po', dare gas per far riscaldare il motore e poi partire. Ecco, la donna è così. La donna bisogna farla scaldare. E ricordatevi una cosa importante, ragazzi. La donna è tutta testa. La donna è tutta mentale. Quindi bastano 4-5 mosse che vi elencherò nelle prossime puntate e la cosa è fatta. La macchina si accende. In questa puntata mi vorrei soffermare su una cosa molto fondamentale sempre dei preliminari, sono le zone erogene. Vedo che molti ragazzi non le curano. Allora, in poche parole, secondo me esistono due tipi di zone erogene, primarie e secondarie. Primarie, non penso che sia il luogo di parlarne, cercate su internet, sui forum, leggete libri, penso che immaginate dove vado a parare, quindi zona genitale. Secondarie è la cosa più importante, secondo me, penso che variano da persona a persona, da donna a donna, ma le più importanti sono il collo, le orecchie, un piccolo suono con la voce soffusa e leggera nell'orecchio, e un'altra zona molto 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 importante che molti trascurano, ragazzi, una piccola carezza dalla zona lombare a scendere verso il ginocchio. È un piccolo giro intorno al ginocchio col dito, leggermente. La donna ama molto il ginocchio, ragazzi. Ricordatevi questa cosa. Una zona erogena della donna è il ginocchio. Dopo vi ringrazierete. E adesso, per terminare tutto ciò, ritorniamo sempre al discorso della prima puntata. Se non vi è amore, non si fa un cazzo, ragazzi. E vi dedico questa canzone per ricordarvi che tutto ciò che voi fate bisogna sempre farlo con amore. Un bacione, ragazzi. See you, alla prossima. Ah,